Barone Vassallo, siamo al 30 settembre, abbiamo bruciato già settembre, praticamente sembra ieri che era Ferragosto. Già siamo a ottobre, il mese di Halloween, finalmente. Cioè, finalmente nel senso che amo la festa di Halloween, naturalmente non per l'inverno. Comunque, in questa settimana abbiamo toccato argomenti molto, molto scottanti. Obiettivamente è così, perché quando ad esempio, faccio l'esempio più vicino, ma potrei farne altri, quando ieri ho parlato del signor Matteo Salvini, il signor Matteo Salvini, il signor Matteo Salvini, praticamente 20 persone si sono disiscritte dal canale, perché io ho parlato del loro idolo, del signor Matteo Salvini, del loro leader che li ama, che li stima, che gli dice di tu, che li aiuta in tutto, che praticamente è il loro vate. Attenzione, non vater, vate, il poeta vate, il vater, vate. Vabbè, quello che volete voi. Insomma, il signor Salvini, questo è il nuovo simbolo del signor Salvini. Il loro simbolo, il loro eroe, il loro vate, praticamente io ho cercato lentamente di mettere in risalto cose che non andavano bene ai salviniani, 20 disiscritti. Va bene così, va benissimo così, guardate, certe persone io non le voglio. Allora, è weekend, è sabato. Siamo stanchi da una settimana di lavoro che praticamente soltanto 20 anni fa era 8 ore al giorno, oggi è qualcosa come 11-12 ore al giorno per avere lo stipendio del 1980. Chiudiamo questo argomento, lasciamo perdere, parliamo di cose più leggere. Parliamo delle accise per gli elettroidioti. Questo argomento è un argomento che particolarmente mi solletica. Le accise per gli elettroidioti. Andiamo a vederle. Presto arriveranno le ecoaccise sull'auto elettrica. Da Norvegia fino a Francia, Stati Uniti e Olanda sono in aumento i paesi che per compensare la perdita di getto delle accise sul carburante diesel o benzina impongono balzelli fiscali sulle vetture elettriche. In TV siamo bombardati da spot televisivi che cercano di convincerci a scegliere la mobilità green, ma contemporaneamente crescono anche i dubbi sulla sostenibilità ambientale e soprattutto economica dell'auto elettrica. Oltre alle ricadute occupazionali e di perdite di quote di mercato per tutto il settore dell'automotive europeo, ciò che è certo è che gli incentivi diretti ed indiretti ad acquistare auto elettrica prima o poi finiranno ed inizierà la tassazione per compensare i mancati introiti legati ai carburanti tradizionali come le accise presenti su benzina e diesel che tutti gli stati europei hanno. Altri paesi nel mondo si sono già posti il problema e come riporta il quotidiano La Verità ci sono alcuni esempi anche molto creativi per risolvere questo problema. In Olanda dal 2026 sarà posta una tassa sui veicoli elettrici per il trasporto merci, parametrata ai chilometri percorsi sul territorio olandese. In Norvegia, dove l'IVA sull'acquisto delle auto elettriche era stata portata a zero, tornerà presto al 25%, a cui si aggiungerà una tassa di 1 euro per ogni chilogrammo di peso delle auto oltre i 500 kg. Mediamente le auto elettriche sono più pesanti di quelle con il motore a scoppio e in questo caso si parla di una tassa di circa 1.350 euro a veicoli. I nostri cugini francesi hanno introdotto anch'essi una tassa sul peso dell'auto. Invece alcuni stati americani si stanno dividendo tra chi impone accise green basate sui chilometri percorsi dai proprietari di veicoli elettrici come il Vermont e chi prevede il pagamento forfettario di $150 all'anno per la manutenzione stradale, più $75 per la cura delle colonnine, come sta facendo lo stato di Washington DC. In questa transizione green una cosa è evidente: ogni investimento per un ambiente più sano costerà caro, prima o poi a tutti i cittadini,
mettendo a dura prova soprattutto le Pagliacci. fasce più deboli della popolazione, che negli anni saranno sempre più vessate da tasse imposte per convincerle o costringerle a convertirsi a ciò che l'Europa ritiene più green. Un ambientalismo radical chic che non dispiacerà certo ai lettori di Vogue, ma che rischia di mettere in crisi migliaia di famiglie in Italia e nell'Unione Europea.